Tommaso, ce l'hai nel tuo DNA anche questo tiro, il tuo primo gol, Cristina. Facci un po' le emozioni. In realtà me lo sentivo, l'avevo detto a Peppe Daniele entrando in campo, mi sentivo che io già avevo fatto gol, avevo detto anche a qualche compagno. E comunque ieri in rifinitura avevamo provato qualche punizione e avevo il piede abbastanza caldo, quindi al di là è andata bene, è andata bene. Non solo la tua prestazione ma anche la vittoria di 3 punti che mancavano da parecchio. Sì, quello è l'aspetto più importante secondo me. Più positivo di tutti, sono felice per questa vittoria perché non arrivava da tanto, sono contento per i miei compagni perché comunque l'hanno meritata tutti, si sono impegnati tutti dal primo all'ultimo, come fanno sempre in realtà. Oggi c'è stata un'applicazione più importante, quindi ho visto veramente lottare su tutti i palloni. Questo è un grande segnale, il segnale che se ci appuntiamo facciamo bene, naturalmente c'è tanto da migliorare, non sono mai uno che si adagia sugli allori, quindi questo è un punto di partenza, ci sono 4 partite ed eventuali altre, ma non ne voglio parlare. Senti la responsabilità, il peso di avere un ruolo molto prezioso per questo approccio di campo, per questa squadra? Ma assolutamente sì, ma non credo sia il riferimento né al centrocampo né al... Mi sento molto responsabile proprio in genere, cioè come atleta, come calciatore, come uomo, verso i miei compagni, verso una società, verso la città, verso i tifosi, verso tutti. Quindi cerco di onorare al meglio questo bellissimo e fantastico mestiere che faccio. Tommaso, hai vinto anche la gara di punizione con il tuo ex compagno di squadra, Sarno. Con Vincenzino. Infatti ero molto preoccupato, sinceramente, quando ho visto quelle 2 o 3 punizioni... Molto, molto, molto preoccupato, però è andata bene così. Continua quella tradizione, si batte il Padova come abbiamo avuto dove non è andata, a Vicenza, ci sono quelle piccole, c'è sempre un perché, magari il Padova ti lascia giocare. Sicuramente c'è sempre un perché. Sinceramente forse non è stata la più bella partita sotto il piano del gioco, però invece è stata una delle più belle sotto il piano agonistico. E questi derby secondo me è così che comunque li porta a casa. O in ogni caso, anche se l'avessimo perso, non avremmo potuto recriminarci niente. Abbiamo dato tutto, va bene così. 4 partite, sono 60 gradi. C'è domenica il Gubbio, quindi vediamo avanti. Pensiamo al Gubbio domenica. Hai sentito la fatica nel secondo tempo? Beh, un po' sì. Dopo 20 giorni completi, esatto. Dopo ho fatto 2 settimane fermo, a riposo, poi ho ripreso ad allenarmi. Però sono già felicissimo di questo. Devo dire un recupero lampo in realtà, quindi meglio di così, strafelice, rientro, vinciamo, faccio gol, il gol che vale 3 punti, in un derby del genere, quando ero prima in classifica, non c'è da chiedere di più. Ok, grazie.